ragazzi, bentornati sul canale, come state? Uno dei trend di questo 2018 sarà sicuramente la sostenibilità, non soltanto nel campo della moda, ma anche nel campo della cosmesi, ad esempio. Ci saranno sempre più brand che definiranno i loro prodotti bio, green, sostenibili, ecosostenibili, etici, eccetera. E se da una parte questa notizia può essere considerata come una buona notizia, perché vuol dire che anche le aziende finalmente hanno capito che i clienti apprezzano quando esse stesse pongono più attenzione alla sostenibilità e all'ambiente, dall'altra parte non è veramente una bella notizia, perché si rischia in realtà di generare tanta confusione. Infatti qualsiasi azienda può etichettare come green o sostenibile un suo prodotto, che poi effettivamente quello lo sia è un altro discorso. Possiamo dire che la sostenibilità sta diventando il nuovo biologico, sta diventando il nuovo Made in Italy, e come il biologico e come anche appunto il Made in Italy ci sono tantissime campagne fuorvianti promosse appunto da aziende che vogliono giocare sul fatto che biologico, green, sostenibile eccetera richiamino attenzione da parte dei consumatori, che sono molto più attratti da questo tipo di prodotto e che pongono molto più fiducia ad un'azienda che utilizza questo tipo di parole. Però proprio per questo bisogna fare attenzione per non cadere nel tranello che molte aziende ci stanno tendendo. Esiste un vero e proprio termine per descrivere questa strategia di marketing promossa appunto dalle aziende per sembrare più green, e si chiama greenwashing. Il greenwashing quindi è proprio una strategia di marketing secondo la quale alcune aziende costruiscono un'immagine di sé che è falsamente, ingannevolmente positiva, proprio sotto il profilo dell'impatto ambientale, e questo lo fanno per distogliere l'attenzione sui veri problemi che invece hanno nella produzione o nel prodotto stesso. Questo termine è stato coniato e utilizzato la prima volta alla fine degli anni 80 per descrivere la richiesta che veniva fatta all'interno degli hotel di utilizzare pochi asciugamani, che appunto veniva giustificata come scelta green, quindi se usate pochi asciugamani ne dovremo lavare di meno, quindi faremo meglio l'ambiente, quando in realtà questa richiesta aveva come unico scopo il fatto di risparmiare sulle spese di lavaggio. Questo è un chiarissimo esempio di greenwashing. Faccio finta di essere green quando in realtà voglio soltanto guadagnare di più. Il problema del greenwashing è che è subdolo e quindi è difficile da riconoscere, a meno che non si abbia un occhio un po' allenato oppure molta voglia di informarsi. Alcuni esempi di greenwashing più palesi e più riconosciuti legati alla moda sono ad esempio l'uso di materiali più sostenibili. Ad esempio H&M ha tutta una linea conscious in cui dice di usare cotone biologico e pone tantissima enfasi sul fatto che loro siano un'azienda green e sostenibile proprio perché utilizzano questo cotone biologico. E se da una parte è positivo e rallegrante vedere che H&M, che è uno dei leader della fast fashion, si sta impegnando ad essere più green, dall'altra parte però il fatto che continui a martellarci sul fatto che loro siano green e sostenibili soltanto perché utilizzano un po' di cotone biologico distoglie l'attenzione dei consumatori sul vero nucleo di H&M, su che cos'è veramente H&M, e quindi una catena di fast fashion che produce abbigliamento a basso costo sfruttando lavoratori ed ambiente. E giusto per dovere di cronaca, soltanto il 13,7% del materiale utilizzato da H&M è di cotone biologico. Un'altra delle campagne di greenwashing più diffusa è quella del riciclo. Anche in questo caso H&M è uno dei leader. Facciamo la settimana del riciclo, ci riportate indietro i capi che non volete, noi vi facciamo uno sconto per comprare capi nuovi. Il riciclo è una cosa bellissima, è positivo, e anche in questo caso, ok, stai facendo un'opera buona. È anche positivo che un'azienda inviti le persone invece che a buttare dei capi a darli in modo che vengano riciclati. Ma pensiamoci bene, H&M in questo caso vi sta soltanto chiedendo di togliere dall'armadio dei vestiti che state usando in modo da invogliarvi a comprarne nuovi. Infatti vi darà uno sconto per continuare a comprare. Cioè tutte queste campagne di greenwashing hanno una piccola percentuale di positività, che ci deve essere ovviamente, perché altrimenti il consumatore non sarebbe spinto a comprare o a partecipare a questa campagna, però nascondono tutta una grandissima altra percentuale negativa, e cioè pongo l'attenzione sul fatto che sono green su una piccola percentuale della produzione quando il resto della produzione è agghiacciante da mettere le mani ai capelli. Pongo l'attenzione sul fatto che io riciclo, però ti faccio riciclare soltanto perché poi tu hai bisogno di comprare da me molto di più. Per andare ad approfondire e vedere tutti questi esempi che vi ho fatto, comunque vi lascerò nell'info box i link ai siti dove ho raccolto le informazioni. Ma allora, se da una parte è disarmante vedere tutte queste aziende che fanno la gara e sgomitano per definirsi sostenibili quando in realtà non lo sono, dall'altra parte noi abbiamo un grandissimo potere, che è quello di informarci e quindi di capire se effettivamente quello che ci stanno proponendo è soltanto un'azione di marketing pura alla vendita oppure è effettivamente il vero credo di quel brand.
le risposte e il cambiamento lo possiamo fare soltanto noi. Ci sono alcuni strumenti, alcune organizzazioni online che ci permettono di capire un pochino com'è la situazione. Se ad esempio andate un po' a cercare sul sito di fashionrevolution.org, ci sono alcuni report annuali in cui appunto vi fanno vedere la trasparenza, il livello di trasparenza dei brand. E come livello di trasparenza si intende la capacità di risalire a tutte le varie fasi di produzione di un prodotto. E vedrete che hanno diviso in tre categorie. Ci sono quelli che proprio sono zero trasparenti, quindi non si riesce a risalire a nessuna informazione, quelli che un po' fanno risalire, un po' no, e invece aziende che spiccano per trasparenza. E queste aziende che spiccano sono, tra l'altro, H&M, Inditex e Levi's. Il fatto che siano trasparenti, che quindi sia possibile tracciare praticamente ogni passaggio di produzione, non vuol dire però che siano sostenibili. Quindi trasparenza nella tracciabilità e sostenibilità sono due cose molto diverse. Vi consiglio anche di navigare sul sito di X-Index, che divide in realtà la sostenibilità in sostenibilità di un brand, sostenibilità del prodotto o sostenibilità delle factory che producono quel prodotto. Anche lì ci sono tantissime informazioni che possono aiutare un pochino nel capire quali brand sono effettivamente sostenibili e quali invece dicono soltanto di esserlo quando non lo sono nella realtà. Uno strumento grandissimo che abbiamo comunque è quello di raccogliere informazioni di prima mano. Capisco che sia noioso, capisco che richieda tempo, però in realtà basta semplicemente andare sul sito del brand che vi interessa. E magari se vi interessa potrei fare anche un video in cui vi faccio vedere la navigazione che faccio io all'interno dei siti per capire un pochino dove si nascondono le informazioni della sostenibilità. Comunque all'interno di ogni sito che si definisce sostenibile ci dovrebbe almeno essere una sezione che appunto parla della sostenibilità. Già andando a leggere lì riuscirete a farvi un'idea, però attenzione, perché ad esempio mettono troppa carne al fuoco, cioè dicono di fare tante cose, promettono tante cose nel futuro, ma per ora non hanno fatto nulla. Li diffidate, perché appunto sono soltanto promesse che chiunque potrebbe fare. Oppure effettivamente l'anima, il DNA di un brand parla di sostenibilità. Guardare un po' la storia, i valori di un brand vi farà sicuramente capire qual è il suo DNA. Un ultimo enorme strumento che abbiamo è quello di ricercare le certificazioni. Se effettivamente sono materiali bio, ci deve essere la certificazione bio. Se effettivamente si utilizzano colorazioni azo free, quindi senza chimici tossici, ci deve essere una certificazione. Se effettivamente è un'azienda fair trade, ci deve essere la certificazione fair trade. L'unica parentesi è che molto spesso queste certificazioni costano tantissimo. Quindi anche laddove non ci dovesse essere per forza una certificazione, ma vedete che ad esempio il prodotto è palesemente artigianale, può essere che la certificazione non esista, non ci sia, soltanto per l'elevato costo che ha. Però se comunque il resto delle informazioni vi fa capire che il prodotto è stato creato sostenibilmente, artigianalmente, eccetera, lì ad esempio si possono fare i conti diversamente, perché ci sono state fornite diversi tipi di informazione. Spero che questo video sia stato utile per voi. Fatemi sapere se conoscevate già il greenwashing, se vi siete accorti anche voi effettivamente di qualche campagna greenwashing, o se avete dubbi con qualche brand, perché effettivamente ormai quasi tutti dicono di essere sostenibili e di essere green. Vi potrebbe interessare effettivamente un video in cui vi faccio vedere dove raccolgo io le informazioni sui siti di un brand? Perché penso che potrebbe essere effettivamente un buon veicolo per far capire meglio come fare a raggiungere le informazioni più nascoste. Grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!